Quest'anno ho dato il titolo a questo intervento, occhio non vede, un po' parafrasando il proverbio, occhio non vede, cuore non duole, invece dico occhio non vede, ma il cervello sì. Perché quello che il messaggio è, noi vediamo soprattutto attraverso il cervello. L'anno scorso la professoressa Gellini mi ha chiesto, dice, non farmi quel solito intervento sulla percezione visiva, parlami della percezione visiva attraverso le tue opere. Dico, va bene, però non posso esimermi di parlare di percezione visiva, quindi ti farò una introduzione generale sulla percezione visiva, che cos'è perlomeno la percezione visiva, e dopo vi faccio vedere come io ho utilizzato in alcune opere degli aspetti di percezione visiva. Iniziamo con un saluto. Ecco, se io vi salutassi in questo modo, adesso leggete così, chi di voi è riuscito a leggere tutto? Io non credo, neanche io quando me lo riguardo non riesco a leggere. Perché? Perché non siete riusciti? Perché questo messaggio non è stato progettato e strutturato tenendo conto appunto degli aspetti di percezione visiva. Se io vi salutassi in questo modo, che il contenuto è lo stesso, il tempo è assolutamente uguale, però tutti siete riusciti a leggere. Perché? Perché ho usato dei principi di percezione visiva per progettare questo messaggio. Quindi vedete come la percezione visiva è assolutamente importante. Io inizio con questa immagine un po' emblematica. Noi non vediamo attraverso gli occhi in fondo, ma vediamo attraverso il cervello. Bisogna fare subito un'osservazione, che quando io osservo qualsiasi cosa, creo, o noi creiamo, delle memorie all'interno del nostro cervello. Chiaramente, siccome ognuno di noi è diverso, nessuno di noi è uguale, cioè noi vediamo tutti cose diverse, è chiaro che le memorie sono completamente diverse, per cui possiamo dire che noi siamo individui unici e irripetibili. Perché? Perché è diverso il nostro patrimonio mnemonico. E quindi di fronte a un quadro, di fronte a qualcosa, abbiamo delle reazioni diverse. A uno piace qualcosa, a un altro no. Però tutti quando noi guardiamo quel quadro, quel qualcosa, lo osserviamo e creiamo un'analisi di quello che noi vediamo tutti allo stesso modo, facendo capo a che cosa? Vabbè, un po' alla memoria personale, ma anche a delle memorie, vedete segnata qui c'è memoria dei movimenti, la cinestesi, che adesso ne parleremo brevissimamente tra poco, e facciamo capo a dei fattori innati, ci sono dei fattori innati che attraverso i quali noi organizziamo il materiale ottico che ci troviamo davanti. Quindi nel momento in cui io osservo un qualcosa e là faccio partire un processo psicopercettivo che mi restituisce un'immagine, ma non è tanto l'occhio che vede, ma è il cervello soprattutto. Per voi che avete scelto di fare i progettisti, dovete tener conto che il primo approccio che chiunque ha verso uno dei vostri prodotti ce l'ha attraverso l'occhio, per cui è attraverso l'occhio che è l'occhio che all'inizio deve spiegare come è strutturato il vostro progetto, come approcciarsi al vostro progetto. Quindi è importantissimo per voi che fate i progettisti capire cosa succede quando l'uomo osserva qualcosa. Ho fatto un piccolo schema per capire la differenza tra visione e percezione. Il processo della visione, così in senso lato, tra due virgolette l'ho messo, presenta degli aspetti fisiologici. Nel momento in cui io guardo, cosa faccio? Io ho un sistema di lenti che si mettono a fuoco, ho dei muscoli oculomotori che orientano il mio occhio, ho una parte sensibile dell'occhio che riceve la luce e li trasforma in impulsi elettrici, ho degli impulsi elettrici che vanno verso il cervello, e questo è tutto un aspetto fisiologico. Dopodiché ci sono degli aspetti psicopercettivi, che sono quelli che interessano a noi,
che cosa succede? Io devo capire se sono in uno spazio tridimensionale, se ho tanti oggetti confusi davanti, devo organizzarli, devo capire se ho davanti una superficie bidimensionale. Faccio appunto creo una struttura spaziale e organizzo il materiale ottico. Questa appunto è la parte che noi chiamiamo percettiva. Dopodiché ho una parte semantica, devo dare significato a quello che io vedo, devo spiegarmelo. Allora, a questo punto interviene anche la mia memoria personale. È chiaro che se ho studiato determinate cose riesco a interpretare un materiale ottico piuttosto che no, ma questa è una cosa molto più soggettiva. L'interpretazione, quindi la creazione di forme riconoscibili, la semiotica, la lettura, per esempio, la faccio attraverso questa parte di interpretazione, cioè il suono che io mi creo nella mia testa quando leggo una parola è la parte interpretativa. È chiaro che sia la parte fisiologica che la parte semantica dà delle indicazioni anche alla parte percettiva. Ad esempio, tutti abbiamo delle memorie simili. Ne abbiamo parlato prima con il professore che ha parlato di ombra. La luce per tutti viene dall'alto e quindi noi tutti diamo una tridimensionalità all'oggetto a seconda della luce che viene dall'alto. Poi vi farò vedere un esempio dove si vede chiaramente come questo aspetto dell'illuminazione è fondamentale. È quello che si chiama, adesso lo vedremo tra poco, una costante vettoriale della percezione, cioè è una costante perché è comune a tutti noi ed è un vettore attraverso il quale avviene la percezione. Recentemente ho letto un libro di questo Daniel Kahneman, che è un economista, che si chiama Pensieri lenti e pensieri veloci. Lui dice: la nostra testa funziona secondo due sistemi, un sistema 1 e un sistema 2. Il sistema 1 è un sistema abbastanza automatico, nel senso che lo faccio intervenire senza pensare. Quando io, non so, devo cambiare le marce di una macchina, io non sto a pensare, metto la prima, seconda, terza, non so ogni momento a pensare quale marcia mettere. Nel momento in cui invece devo magari scalare una marcia perché devo rallentare, allora faccio intervenire il sistema 2, quindi ho un'azione forzata. Diciamo, il sistema 2 è più ragionato. Lo trovo molto coincidente con quello che è l'aspetto percettivo, cioè il sistema 1 è percezione visiva, il sistema 2 è azione volontaria. Quindi noi dobbiamo tenere presente che noi cerchiamo sempre di utilizzare il sistema 1, quindi cerchiamo sempre di fare il minor sforzo possibile quando guardiamo qualcosa e l'interpretazione di quel qualcosa che io osservo, appunto, cerca di, come posso dire, di fare il minor sforzo possibile per darmi un risultato. Ne vedremo tra poco, con degli esempi pratici. Diciamo che noi tutti, animali compresi, organizziamo il materiale visivo allo stesso modo. È una cosa che ci deriva da quando i nostri bisnonni vivevano nella foresta. Guardiamo l'esempio di sinistra. Se il nostro bisnonno vedeva delle macchie attraverso le foglie, tendeva a organizzare questo materiale ottico, queste macchie in un unico insieme, capiva che era un animale dietro le foglie di una certa dimensione, per cui era meglio o tentare di predarlo perché si mangiava molto, era meglio forse anche scappare perché era pericoloso. Tant'è vero che cosa ha fatto la natura? Nel caso della tigre, vedete, ha dotato il mantello della tigre di marezzature proprio per nascondersi attraverso le foglie. Quindi c'era un tentativo di mimetizzazione che per esempio vedete molto bene sulla destra. Sulla destra una rana che non si capisce bene quali siano i confini. Massironi, che è stato un gestaltista italiano oltre che artista, dice che il fatto che il mimetismo esista, il mimetismo animale, che serve per proteggersi sia dall'animale uomo ma anche dagli animali, dalla tigre, dai pesci più grossi, dagli uccelli, esiste il meccanismo del mimetismo utilizzato dagli animali, vuol dire che il sistema visivo degli animali è molto
simile a quello a quello umano. Noi abbiamo tutti dei meccanismi simili per organizzare il materiale visivo, per leggere il materiale visivo che abbiamo davanti. Un esempio classico di questo meccanismo simile è la lettura della verticalità. In questa stanza, se voi, io guardo di là, voi guardate di qui, riuscite tutti a distinguere quelle che sono le linee verticali. Non avete problemi a distinguere le linee verticali. Perché? Perché tutti sentite l'azione della forza di gravità terrestre. E da quando c'era lo scimmione che camminava così a quando l'Homo erectus ha camminato, la forza di gravità terrestre è sempre stata in quella direzione. Oltretutto, noi abbiamo nel nostro cervello delle cellule che riconoscono specificatamente linee verticali e linee orizzontali. Poi ci sono delle altre cellule che leggono tutte le linee oblique. Quindi la lettura della verticalità è sicuramente una costante vettoriale della percezione per tutti noi. Possiamo fare subito una piccola prova. Adesso vi faccio vedere un'immagine e provate a memorizzarla. Osservate, cercate di memorizzare questa immagine. Adesso vi faccio una domanda. Quante linee verticali c'erano? Due. Mediamente rispondete tutti due, perché erano due, effettivamente. Quante linee a 45 gradi c'erano? 6? Una? Allora, non... Adesso lo faccio rivedere, ce n'è una che è questa in basso, in mezzo. E perché? Perché noi non siamo progettati per leggere delle inclinazioni specifiche di obliquità, diciamo. Noi leggiamo benissimo la verticalità e di contro l'orizzontalità, ma non le linee oblique. Le linee oblique siamo fallaci nel leggerle. Quindi vedete come, dicevo, costante vettoriale della percezione la lettura della verticalità. Ce ne sono tantissime, adesso magari nel corso di una brevissima spiegazione proveremo a vederne qualcuna. Noi riusciamo, attraverso la lettura della verticalità e dell'orizzontalità, a stabilire una rappresentazione di staticità o movimento. Questo bosco, essendo costituito da alberi verticali, è fermo, questi alberi sono fermi, lo si percepisce anche guardando queste immagini. Questo sarcofago orizzontale è fermo, poi cos'è più fermo della morte? Quindi fermissimo. Tutte le altre rappresentazioni sono in movimento, perché? Perché hanno queste linee oblique. Movimenti artistici come De Stijl o i futuristi hanno utilizzato queste costanti vettoriali della percezione per rappresentare o la staticità o il movimento. E adesso vi farei vedere, lo faccio partire intanto perché c'è una piccola parte introduttiva che... Partiva, eh? Va, mettiamo anche il sonoro così anche divertente. Non si sente ma fa niente. Niente, guarda, facciamo così. Allora, questo è il film, un pezzettino del film Dumbo, quello, la famosa Pink Elephant Parade. E ritrovate, dopo lo analizzeremo punto per punto, tantissimi aspetti di, come posso dire, tantissime costanti vettoriali della percezione attraverso le quali è stato progettato questo video. Video, allora non si chiamava video, era un film. Sentite la musica? Io l'ho trovato un capolavoro dal punto di vista proprio compositivo, percettivo. No, non fa niente, si sente qua.
Quando eravate bambini magari avevate anche paura di questo. I miei figli avevano paura. Chi se lo ricorda? Nessuno. Pensavo molti di più. Narravano che questo pezzo avesse dietro lo zampino di Salvatore Dalì, ma non è vero, perché Walt Disney ha conosciuto Salvatore Dalì dopo. Luce e ombra. Ecco, vogliamo riaccendere un po', no? Va bene. Ok, ok. Allora, adesso riprendo alcune immagini di questo filmato per dimostrarvi che appunto voi riuscite a leggere queste composizioni facendo capo appunto a queste costanti vettoriali della percezione. Ad esempio questo mostro, i miei figli avevano paura di questo qua, soprattutto. Perché lo leggete in questo modo? Perché unite percettivamente il materiale ottico, adesso dovete pensarlo in movimento chiaramente, tenete unito questo materiale ottico, simile, unite tutte le parti verdi, tutte le parti arancioni e formate gli arti di questo mostriciattolo, no? E per fare questo attingete a quelle che si chiamano le leggi di unificazione figurale studiate dal Gestalt. Anche questa immagine in cui si compenetrano questi due animali fa capo a una legge sempre gestaltica, la legge del destino comune. Vi dicevo, le costanti vettoriali della percezione, alcune di queste sono state studiate dai gestaltisti, adesso poi vi breve cenno su cos'è la gestalt. I gestaltisti avevano individuato alcune leggi alcune leggi attraverso le quali appunto noi organizziamo il materiale ottico.
Vedete in alto a sinistra lo organizziamo per vicinanza, a destra, completamente a destra, lo organizziamo per uguaglianza e così pure sotto lo organizziamo per movimento comune. Sono tutte delle leggi che i gestaltisti avevano formulato e hanno visto che appunto erano dei meccanismi innati nell'uomo attraverso i quali tutti organizzavano il materiale ottico. La Gestalt è nata nel 1912 ad opera del signore in alto a destra con i baffoni, Max Wertheimer, che aveva pubblicato degli studi sul movimento apparente. Adesso, che cosa lascia a noi progettisti? Ecco, l'invito è: siate gestaltici nella progettazione, ovvero riferite sempre la vostra progettazione al contesto, non progettate per il gusto di progettare senza guardare avanti al proprio naso. Tenete sempre conto del contesto. Bellissima la frase di Kanizsa, che io ho avuto la fortuna di avere come docente: la legge del tutto si impone su quelle delle parti, o inversamente, il destino delle parti è determinato dalla struttura globale, dal contesto. Quindi vedete, cioè, qualsiasi azione voi facciate ha un impatto sul contesto e il contesto ce l'ha su quello che voi fate. Per cui l'atto di progettare è un continuo verificare tra atto progettuale e contesto. È stupido, come hanno fatto alcuni progettisti, fare uno schizzetto e buttarlo sul mercato, perché magari può andare bene commercialmente, è andato bene a tanti designer, inizia per S e finisce per K, non ho detto chi è. Comunque sono delle cose che possono andare bene, ma possono anche andare male. La frase più importante, secondo me, che ci lascia la disciplina gestaltica è quella che vedete in rosso: il tutto è più della somma delle singole parti. Ecco, questo dovrebbe essere quando voi progettate dovreste avere sempre nell'orecchio questo suono, questa frase, in modo tale da poter sempre rapportare quello che voi fate con la totalità, col tutto. È un metodo che appunto io vi dicevo, perché mi chiamo l'architutto? Perché qualsiasi cosa io faccio cerco di rapportarmi con il contesto, per cui mi sento in grado sia di, io mi occupo soprattutto di restauro e ristrutturazione, però ho fatto del design, ho fatto della grafica, è una decina d'anni che faccio delle opere artistiche, perché applico sempre questa metodologia che è diventata un po' una filosofia progettuale. Scusate, è una filosofia progettale che trovate poi anche nell'etimologia della parola progettare. Questo è tanto per introdurre, esaurire l'argomento della Gestalt. Sono gli esperimenti che ha fatto Max Wertheimer per dimostrare che la frase il tutto è più della somma delle singole parti. Questi sono degli erano adesso sono dei pallini gialli, voi immaginateli come delle lampadine. Gli studi erano sul movimento apparente. Se io faccio partire questa animazione, voi che cosa vedete? Vedete un pallino che si sposta, che si muove. Anzi, qualcuno di voi vede anche la scia, ma forse anch'io vedo. Vedete la scia da un punto all'altro, ma la scia non c'è, è semplicemente un accendersi e spegnersi di una lampadina. Quindi vedete che oltre la somma di questi due fatti di lampadine che si accendono e si spengono, c'è un qualcosa di psichico che si somma, quindi il tutto c'è un qualcosa in più che non la somma di queste semplici due accensioni. Wertheimer poi ha distinto due tipi di effetto beta, quello che avete appena visto, effetto phi, che è questo, dove in realtà quello che vedete è un pallino nero che girerà, gira e nasconde gli altri. Io lo faccio partire, se parte, se che parte. Ecco, vedete, c'è un pallino nero che non esiste, perché non è qualcosa che nasce appunto psicopercettivamente. Questa è stata un
una carta vincente da parte della Gestalt nei confronti delle discipline psicologiche che erano in voga nel 1912. Per divertirvi un attimo, c'è un altro esperimento invece molto più recente che è stato fatto da questo Jeremy Hinton. Somma l'effetto phi di Wertheimer con un giochetto di post-immagine. Post-immagine è quello che rimane sulla vostra retina dopo aver visto un determinato colore, adesso facendolo così molto banalmente. Se voi guardate fissi, ma dovete essere molto precisi, fissi, la crocetta centrale, voi vedrete come nell'esperimento di Wertheimer questo pallino verde, ci sarà un pallino verde che gira e come per magia a un certo punto questo pallino verde continuerà a girare, tutti i pallini fucsia spariranno. Lo faccio partire. Riuscite a vederlo? Fissi, non dovete muovere lo sguardo. Forse non c'è abbastanza contrasto lì. Si riesce? Si vede. Si vede. Ecco, questo perché? Perché voi esaurite la sostanza che vi perde nell'occhio, per spiegare in maniera molto molto banale la post-immagine, esaurite la sostanza che vi permette di vedere il fucsia e praticamente continuate a vedere il verde che gira. Adesso spiegate in maniera assolutamente molto veloce quello che è la post-immagine. Anche sempre cercando di divertirvi, però è un giochetto che vi dimostra come il contesto ha un'enorme influenza sul particolare. Per cui questo vi serve un po' di lezione, dire io devo sempre considerare il contesto in cui il mio progetto ricade. Io vi dico che il quadratino A è assolutamente uguale al quadratino B. Ecco, visto così voi potete dirmi, guarda che non ci vede bene professore, perché cioè uno è bianco e l'altro è nero. Se io faccio salire uno schermo, voi vedete che è lo stesso identico colore, lo stesso identico grigio. Lo possiamo fare anche girare, non c'è trucco, non c'è inganno. Vedete, quindi perché io lo vedo uno bianco e uno grigio? Vediamo intorno. Uno bianco e uno nero. Perché? Perché lo interpreto come un nero illuminato e come un bianco in ombra. Invece fisicamente, fisiologicamente, è lo stesso identico colore. Quindi attenzione sempre a guardare il contesto dove voi andate ad operare. Vi dicevo prima, l'etimologia del termine progettare vuol dire proiectus, cioè gettato in avanti. Se voi prendete un sasso e lo gettate chiudendo gli occhi, rischiate di fare dei danni. Quindi attenzione, io posso gettare un sasso, però devo valutare il peso, posso anche far saltare un sasso sull'acqua se voglio, ma devo fare tante operazioni di valutazione. Quindi mai gettare alla cieca, quindi mai progettare alla cieca. Ecco, abbiamo parlato di leggi di unificazione figurale, adesso vi faccio vedere qualche cosa che ho fatto io cioè una decina d'anni fa ho cominciato a dipingere con una tecnica mia che dipingo su vetro da dietro spruzzando, mettendo delle sagome. Ecco, questo tiene conto di alcune leggi della Gestalt, se vogliamo, ci vedete all'interno, ci sono delle linee che si interrompono, ma si percepiscono perfettamente, ci sono dei continui, no? E questo fa capo alla legge del destino comune che ci ha insegnato appunto la Gestalt. Anche questo, un altro quadro, anche qui, è un dittico
qui in mezzo si chiama 12 perché è stato progettato per avere una distanza tra i due quadri di 12 centimetri. Qui all'interno ci sta esattamente un altro quadrato, ma nessuno di voi lo percepisce. Perché nessuno di voi lo percepisce? Perché, come ha smesso di funzionare, perché come ci insegna Kanizsa, noi cerchiamo, spiegando quello che si chiama l'errore del gestaltista, noi cerchiamo di sempre di fare il minor sforzo possibile quando interpretiamo del materiale ottico. Ecco che qua io sotto, nell'esempio di sotto, preferisco vedere una Vespa con un predellino per 8 persone piuttosto che vedere, ridisegnarmi nella mia testa un manubrio e un altro motore. Faccio più fatica, per cui io scelgo la via più breve, come di sopra io cerco di vedere, preferisco vedere un elefante che ha una pancia lunga 6 metri piuttosto che vedere ridisegnarmi nella testa la proboscide e le orecchie di un altro elefante. Quindi sistema 1, ho fatto entrare in gioco il sistema 1 di Kahneman, quindi cercare di fare il minimo sforzo possibile. La legge della Gestalt ci lasciano una legge molto importante che è la legge della. Sta a fare caso, ogni tanto va, ogni tanto non va. Sentite comunque se io parlo così, no? Spero. Ci lascia questa legge che si chiama legge della pregnanza. Se io cammino in una spiaggia dove ci sono dei sassi, io sono sicuro che se voi guardate i sassi che ci sono qui su questa spiaggia, uno in particolare vi ha catturato, avrà catturato la vostra attenzione. Forse qualcuno magari non l'ha visto oppure non ha. Io sono convinto che questo sasso qua ha certamente attirato la vostra attenzione. Perché? Perché è regolare. La legge della pregnanza, appunto formulata dai gestaltisti, dice che noi scegliamo con più facilità il materiale ottico regolare che abbia appunto particolarità di regolarità. Scegliamo il cerchio, scegliamo il quadrato, scegliamo il triangolo equilatero, scartiamo delle altre forme irregolari. Quindi è una legge di importanza fondamentale come costante vettoriale della percezione. Voi che progettate dovete tener conto di questo aspetto, quindi disegnare con quello che si chiamano forme buone. Altre costanti vettoriali della percezione, adesso vedremo nel filmato di Walt Disney come sono state utilizzate. Noi dobbiamo capire se ci troviamo davanti a qualcosa di bidimensionale, qualcosa di tridimensionale e se è tridimensionale per la grandezza dell'immagine retinica o per prospettiva. Walt Disney, avete visto questa scenetta, in questo caso ha creato una tridimensionalità legata alla grandezza dell'immagine retinica. Gli elefantini rosa lontani sono piccoli, gli elefantini rosa vicino sono grandi, quindi tridimensionalità in questo senso. Qui invece ha utilizzato un effetto prospettico, quindi dove ho una convergenza prospettica io leggo la tridimensionalità. Walt Disney le ha utilizzate tutte e due. Poi cosa ha fatto? Ne ha distorto uno addirittura, ha preso, siccome gli elefanti rosa erano visti a causa di un'alterazione dovuta, lui dice alcol, ma potevano essere anche droghe o qualcosa del genere, c'era un'alterazione psichica, ecco che il letto viene deformato. Io mi sono permesso di utilizzare questo aspetto in una scenografia che ho fatto alcuni anni fa del malato immaginario, appunto il malato immaginario ha un'alterazione psichica. E ho disegnato tutti gli arredi distorti, tranne questo qua in primo piano che appare per 5 minuti. Vedete questa sedia dove il malato immaginario si siede, è assolutamente storta, è tutta completamente sbilenca, e, appunto, sia anche prospetticamente. Poi qui dietro c'era un armadio, anche questo storto, ma non si vede in questa foto.
Vabbè, questa è un'altra opera che ho fatto io, dove ho utilizzato la grandezza dell'immagine retinica per rappresentare un oggetto lontano, in solitudine, si intitola, infatti, c'è un pallino giallo là in fondo, nella zona che chiamiamo di massimo arretramento della composizione, che rimane là da solo, poverino. Altre costanti vettoriali della percezione, dobbiamo imparare a capire qual è la figura e qual è lo sfondo. Ci sono delle regole che determinano se una parte della configurazione viene avanti oppure va indietro. Ecco, questi sono degli esempi di cosiddette figure reversibili, cioè che si prestano a due interpretazioni. Quindi o prendiamo quella classica di Edgar Rubin, o vedo una coppa bianca in campo nero, o vedo due volti che si fronteggiano. Walt Disney ha lavorato anche su negativo e positivo. Se voi vi ricordate questo filmato, c'era lo sfondo che rimaneva assolutamente fermo e le figure che invece si muovevano. Quindi si leggevano gli elefantini come dei buchi, tranne per quello centrale, si vedevano degli elefantini come dei buchi su uno sfondo. Questa è un'altra opera che ho fatto io, dove appunto si tiene conto del rapporto negativo e positivo. Voi non sapete, e anch'io che ho dipinto non lo so, anzi era proprio mia intenzione non far capire qual era la figura. Quindi delle volte potrebbe essere il cerchio, ma delle volte il cerchio diventa sfondo e quindi è un gioco anche qui di figure reversibili. Stessa cosa succede qua in quest'altra mia opera. Le opere precedenti hanno a che fare sia con il negativo e positivo, sia con la chiusura psicopercettiva. Voi qui vedete che riuscite a leggere delle figure che non sono complete. Il classico triangolo di Caniza in centro, voi riuscite a leggere questo triangolo molto dettagliatamente, anche se i bordi in realtà non sono disegnati. Riuscite a leggere la tazzina di Te Java, riuscite a leggere la C di Carrefour. Questo è già più difficile, tanta gente non riesce a vederlo subito, però una volta che glielo fai vedere, la C di Carrefour. E come? Bisogna concentrarsi, ma devo dire che è un marchio molto ben progettato, probabilmente è proprio intenzionale questa difficoltà di lettura. Il fatto di aver usato i due colori, il rosso e il blu, è proprio anche per ridurre questa possibilità di leggerlo. Io ho chiesto alla Carrefour sapere chi ha disegnato questo marchio e la Carrefour stessa non lo sa. Chiusura utilizzata molto bene da Walt Disney. Voi vedete gli elefantini rosa che camminano adesso qui, pensatela in movimento, che si vede chiaramente una scala, ma la scala non è stata disegnata perché il movimento degli elefantini disegna psicopercettivamente questa scala, come viene disegnata questa grata davanti a questo elefante rosa. Come si disegna psicopercettivamente la cunetta, se avete notato che questo sciatore a un certo punto salta e si vede chiaramente una macchia nera che è una cunetta, ma anche questa è un effetto psicopercettivo. Vabbè, queste sono delle ancora mie opere che utilizzano la chiusura. Vedete, ci sono delle forme che si vedono solo grazie alle altre. Il triangolo, infatti, si chiama arco rivelatore perché per leggerli siete aiutati da questo arco blu. Anche questo, anche io ho fatto un titolo così spiritoso, Ein Weiß Drei, quindi uno bianco treno, non è una cosa appunto, un titolo mi sembrava più che intitolarlo Ein Zwei Drei, questo titolo. E questo, ecco, questo l'ho scelto perché per il titolo dice grazie Casimir ma devo uscire. Casimir è Casimir Malevich. Casimir Malevich ha disegnato un quadro che si chiama
quadrato bianco su bianco, e lui lo sostiene che sia il punto di partenza di tutta la pittura astratta. Io ho messo un quadrato bianco esattamente nella stessa posizione in cui l'aveva messa Malevich, però io gli ho detto: Casimir, però io devo uscire, ho bisogno di disegnare anche delle figure che escano dal margine del campo. E allora ho disegnato un arco di cerchio e ho disegnato dei rettangoli che escono da questo margine del campo. E Walt Disney sui margini del campo ha fatto una cosa bellissima. Se avete presente questa immagine, a un certo punto ci sono questi elefantini che camminano sul bordo, proprio evidenziano quello che è il bordo dello schermo. E quindi non usa, come ho usato io, delle figure aperte. Una figura aperta che inizia sul campo visivo e continua è Dumbo in secondo piano, ma il profilo dello schermo è assolutamente identificato da questi omini che ci camminano, questi elefantini che camminano. Io ho fatto un omaggio a Walt Disney evidenziando anch'io con dei pallini colorati il bordo, nella parte inferiore, il bordo di questo quadro, e nella parte superiore invece ho lasciato uscire questi pallini proprio per dimostrare che anch'io ho bisogno di uscire dai margini del campo. Ecco qua invece tutte figure che escono quasi tutte dal margine del campo, da questo arco di cerchio a questa linea nera, sono tutte linee che escono, tranne questo riflesso su margine virtuale, che appunto sono delle linee bianche che si riflettono sul margine inferiore e lo rendono evidente. Un quadro fantastico dal punto di vista dell'uso del margine è questo di Luigi Russolo. Se voi lo guardate, percepite psicopercettivamente la durezza del margine sinistro. Perché? Perché è tutto strutturato perché la macchina vada a impattare contro il margine sinistro. Se voi doveste interpretare, diciamo, fisicamente questo quadro, sicuramente non lo fate continuare a sinistra. A sinistra c'è un muro dritto che ferma questa macchina, mentre invece a destra la macchina, da destra la macchina arriva anche da lontano. Completamento, questo presuppone un particolare, il completamento a modale. Ecco, qui voi vedete come ha usato Walt Disney questo completamento a modale. Ci sono queste figurette, questi elefantini che escono da un buco e vanno verso l'esterno, e voi lo vedete, continuate a percepirli, quindi quello che voi vedete fisicamente sullo schermo è spazialmente molto più piccolo di quello che percepite in realtà, perché voi percepite questi elefanti che continuano a uscire. E questo è un progetto, è un processo che si chiama il completamento a modale. Io giocando sul completamento a modale, ho giocato sul completamento verbale. Ho detto: se io strutturo determinate lettere in un certo modo, provoco un completamento verbale. Ho fatto questa piccola scultura dove, vista così, si riesce a leggere, insomma, qualcosa tipo CEV o qualcosa del genere. Ma se io ruoto e faccio specchiare la V in uno specchio, ecco che leggo una X, e allora la parte rimanente immediatamente diventa sex, perché appunto questo completamento a modale, è un completamento a modale, che io ho chiamato appunto completamento verbale, è molto evidente. La stessa cosa ho fatto qua con un esperimento preso a prestito dalla Gestalt, dove attraverso questi specchi io riesco a leggere due O e pertanto si legge chiaramente uomo, come è uno degli esperimenti che sono fatti nella Gestalt. Ecco, ultimamente ho fatto delle cose che possono avere a che fare con la sinestesia, ovvero sinestesia, interferenze tra, come posso dire,
tra sensazioni, tra stimoli. Io sento un suono e lo trasferisco in una forma, quindi multisensorialità, diciamo. Questo è un quadro che avevo intitolato Colori e odori, cercando di riprendere con i colori, con delle forme, quello che poteva essere un odore. Non so se ci sono riuscito. Vabbè. Ma i gestaltisti avevano fatto un'osservazione interessante, partendo da due nomi che si chiamavano Tacchete, uno Tacchete e l'altro Maluma. Uno psicologo più avanti, Ramachandran, ha fatto lo stesso esperimento con dei altri nomi che si chiamavano Kiki e Buba. Allora, partendo da questo esperimento, io ho realizzato una scultura, tra l'altro grazie al fratello di Cecilia Brianza, che mi ha prestato dei fantastici laser, una scultura che si chiama 2 metri di Kiki e 2 metri di Buba. L'effetto illuminato dai laser è questo qua, dove vedete una parte in alto a destra, in alto a sinistra, curva, tutta curva, e sono i 2 metri di Buba, mentre tutta questa parte molto spigolosa sono i 2 metri di Kiki. L'aspetto allineato è questo, vedete a sinistra i 2 metri di Kiki, a destra i 2 metri di Buba. Illuminato, ecco, è con la luce normale, è così, vedete. Su quell'onda ne ho fatto quest'anno un'altra che si intitola Spritz, in onore di una mia amica veneziana a cui piace quel tipo di aperitivo, e per cui attraverso queste forme si dovrebbe quantomeno interpretare il suono S, S, P, R, come qualcosa di scalettato, una I che ha un puntino e una Z, TZ che esplode. Quindi questo è cercare di tradurre in forma il suono. Illuminato con luce normale, ecco, questo è l'effetto del come è strutturata questa scultura. La luce, abbiamo detto, la luce è fondamentale. Siete in un corso di Relay Art, concludiamo con la luce. Avete visto come Walt Disney l'ha utilizzata molto bene, disegnando con la luce questi personaggi. Vi faccio vedere questa esperienza per tornare al discorso che abbiamo iniziato prima. La luce è una costante vettoriale della percezione, o meglio, la direzione della luce è una costante vettoriale della percezione. Io sono abituato, voi siete abituati a uscire e vedere la luce che viene dall'alto. Kitaoka, andate casomai a vederlo sul sito, ha fatto degli esperimenti bellissimi di grafica. Akiyoshi Kitaoka ha fatto questo esperimento che si chiama The Crater Illusion. Sulla sinistra che cosa vedete? Sicuramente vedete una sorta di cratere, qualcosa come un cratere lunare, no? Sulla destra vedete qualcosa come una bolla, cioè come se ci fosse del fango su una bolla. Io contrassegno il cratere col blu e il rosso mi contrassegna la bolla. Se io giro questa immagine, cosa succede? Il rosso a questo punto contrassegna il cratere ancora, il cratere, e il blu contrassegna la bolla. Perché? Perché io comunque scelgo la configurazione illuminata dall'alto. Quindi vedete che cosa è di più che non la dimostrazione che la luce è una costante vettoriale della percezione. Siete in un corso di light art, quindi tenetene conto. Questi sono, abbiamo parlato di ombra, io non sapevo tra l'altro che il mio collega Pades si è parlato di ombra, avevo scelto già queste immagini, vedete come bellissime, con l'ombra, quindi luce e ombra, bene e male, sono delle cose in contrapposizione, no? E con l'ombra viene data la tridimensionalità a questa composizione. Ecco, le ultime cose che io ho fatto, mi sono stufato di lavorare con, conoscendo la professoressa Gellini, ho detto, ma senti, mi metto anche io a lavorare con la luce, faccio qualcosa che mi diverte. Allora ho fatto delle strutture assolutamente bianche,
dove il colore non è visibile, lo vedete in alto illuminato con luce normale, si intravede qualche cosa ma non si percepisce veramente poco. Nel momento in cui io accendo una luce ultravioletta in alto, ecco che avete l'immagine che era poi riportata nella locandina, dove anche qui c'entra la Gestalt, se vogliamo, perché creo un unico percorso di queste linee rosse, appunto, attraverso la legge del destino comune. E di queste opere ne ho fatte qualcuna, questa è chiamata Zag, questa raggi curvi, vedete, in luce normale è come appare a sinistra, con la luce ultravioletta vedete come appare illuminata, cioè appare, viene fuori il colore, cosa che non c'è. E quest'ultimo, io sono abbastanza scettico nel usare nomi stranieri, però mi è venuto così, regular bubble, comunque bolle regolari, siamo italiani, siamo in Italia, vabbè, io sono svizzero però. E ho disegnato questa cosa dove appunto è una composizione, si vede assolutamente bianca, ma anche qui quando da dietro viene illuminata con la luce ultravioletta appaiono queste bolle colorate. Se voi foste interessati a approfondire l'aspetto della percezione visiva, alcuni anni fa ho scritto questo libro che è stato rieditato da Maggioli, tratta la percezione visiva in maniera sicuramente esaustiva. Posso dirvi che per chi progetta chi progetta deve conoscere l'aspetto della percezione visiva. Ah, questo è rimasto, lo faccio vedere o no? Sì. C'è tempo? Sì, sì. Anche questo è un altro esperimento divertente, io l'avevo preparato per il corso di colore, però l'ho lasciato perché è divertente. Come? Fai anche il corso di colore? Faccio un corso di colore nell'ambito della percezione visiva. Allora, voi avete visto quell'effetto Fi che gira con il verde che cancella il fucsia. Qui voi vedrete un'immagine fatta come questa, con dei colori strani, c'è una crocetta che gira in centro, vi raccomando di guardare fissamente la crocetta. Ecco, se guardate la crocetta fissa per una dozzina di secondi e poi vi riporto su un'immagine in bianco e nero, voi vedrete quella immagine colorata esattamente come sono i tulipani rossi e gialli. Questo è appunto un effetto, lo rifacciamo, è un effetto di post-immagine, perché appunto sulla vostra retina avvengono dei processi fotochimici che si esauriscono, che trasformano le sostanze che ci sono nel vostro occhio e lasciano quelle del colore cosiddetto complementare. Basta, con questo è chiuso.